comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buongiorno a you e forza Napoli. Scusate la voce, ma ieri sul 3-0, sapete, se ne è scesa un po' la voce, perché effettivamente recuperare un 3-0 sulla Juve all'Allianz Stadium non è da tutti. Però sapete com'è, io sto ancora diciamo dispiaciuto e amareggiato per l'autogol di Koulibaly, perché perdere così ieri all'ultimo con un autogol di Koulibaly, perché guardate poi i casi, 92esimo, due anni fa, Koulibaly segna il gol che ci porta alla vittoria all'Allianz Stadium. Al 92esimo Koulibaly segna che porta la vittoria alla Juventus all'Allianz Stadium. Innanzitutto ringrazio tutte le persone sportive, attenzione, ringrazio tutti quelli sportivi che effettivamente hanno visto le cose come stanno e hanno detto che il pareggio era meritatissimo. Però mi dispiace per quella massa, la maggior parte di voi, massa rubentina, che si ostina, ma specialmente pure i youtuber, molti youtuber, che non sto qua a fare nomi perché a me non mi piace sponsorizzare, per carità, non è che vi devo sponsorizzare io per crescere, no, per carità, assolutamente, io non so nessuno, quindi, però non mi piace poi fare questo a teatria tra uno e l'altro, quindi non faccio nomi. Tutti quelli che hanno detto ma la Juve meritava, la Juve merita. Allora, adesso mo parlate con me. È preciso sta cosa. Preciso. Le offese, come sempre, ma adesso mi abbraccio calorosamente, ma calorosamente, tutti i tifosi della Juventus, onesti, sportivi e sinceri. Me li abbraccio con tanto affetto e li metto da parte. Adesso state qua buoni buoni, non è per voi questo ragionamento, ma c'è un ragionamento da fare a sti scemca e bicante. A sti scemca. Ho sentito dire la Juve ha strameritato in 90 minuti di gioco. Se finiva 4-0 il primo tempo, non avevamo rubato niente. È anche vero, ok? È anche vero. Però vi voglio ricordare che la traversa è un tiro sbagliato, come il rigore. Se tu sbagli un rigore e prendi il palo, hai sbagliato. Non è una cosa è parare, è una cosa è tirare sul palo. È la stessa cosa come lo butti fuori, lo butti sul palo. Poi vi voglio ricordare che le traverse non sono due, ma una, perché quella, il tiro bomba di Douglas Costa, è stato deviato sulla traversa per una parata di Meret. Ma dica Buisci, a voi già vi ho messo da parte, quelli là bravi e onesti e sinceri, perché poi ovviamente ascoltate pure voi. E quando loro sono scema, perché sono scema e sono antisportivo, chiamano antisportivo a me, no, perché se io ieri nella reaction dico che primo tempo strameritato della Juve, lasciatemi dire che il Napoli il secondo tempo ha strameritato il Napoli e non voi, e non voi, ma non lo dico io, perché giustamente voi dite ma tu che bip dici? Ma tu questo, quell'altro? Statistiche alla mano. E non lo dico io, ma stanno
segnati sul web, statistiche alla mano. E su uno. Allora, sedicesimo a sedicesimo, come entra Danilo, fa il gol. Che caspita di fortuna. Dopo 3 minuti segna Igualuta. Stiamo parlando sempre del primo tempo. E quindi, primo tempo stradominato da voi. Inizia il secondo tempo. Fino al 62esimo il Napoli era iniziato bene il secondo tempo. Era iniziato già con un piglio diverso perché ha giocato col 4-4-2 e non con sto 4-3-2-1, perché non lo possiamo giocare in questo modo, perché non abbiamo un vero trequartista. Quindi io, se fossi Angelotti, lo toglierei proprio di mezzo. Se arriva James Rodriguez, bene. Se no, metti il 4-2-2, non puoi giocare con un trequartista, ti inventi trequartista sto Fabian Ruiz oppure Zilischi. Che poi ci vedo trequartista più Zilischi e non Fabian Ruiz. Bueno, comunque, tralasciando i casi, 62esimo nel secondo tempo, segna Cristiano Ronaldo. È finita la partita della Juventus dal 62esimo. È finita la partita della Juventus. Perché? Al 66esimo segna Manolas. Segna. Dopo 2 minuti segna Lozano. E all'81esimo segna Di Lorenzo. Ora andiamo a guardare il possesso palla. Che voi dite che avete stradominato. Questa è la statistica di tutti i 90 minuti. Bandescime che non siete altri. Perché voi volete fare tanto i roccocò. I roccocò, sapete che sono a Napoli? I roccocò sono quei dolci a forma duri, a forma, diciamo, c'ha il buco dentro. Chi lo sa i roccocò? Che lo siete? Siete roccocò. Che lo siete? Allora, possesso palla, 44% del possesso palla della Juve e 56% del Napoli. Già stiamo parlando di possesso palla a favore del Napoli, ma è di poco. Vabbè, comunque 56 a 44, già. Tiri in porta, attenzione, aprite bene le orecchie, e in questi tiri in porta sono comprese, è compresa anche la traversa. Perché ovviamente è un tiro in porta, è compresa anche la traversa. Avete fatto 6 tiri in porta voi e 7 noi. Siete ancora convinti che in 90 minuti avete dominato? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, tiri fuori, 4 della Juve, 5 del Napoli. Vabbè, calci d'angolo, calci di punizione, scusate, 14 per la Juve, 13 per il Napoli. Andiamo sui calci d'angolo. I calci d'angolo, sapete, vengono da azioni offensive. 2 per la Juve, 2 per la Juve di calci d'angolo. 5 per il Napoli, 5. Ovviamente fuori gioco, 1 è stato fischiato a Napoli, 0 alla Juve. Rimesse laterali, parità 23 a 23. E aprite bene le orecchie, aprite bene le orecche, perché voglio capire, perché forse sono io che matematicamente non riesco a capire. Queste sono cose che non dico io, stanno scritte, li vedete, li state leggendo, guardate. Parate, parate. Ha fatto 4 parate la Juve, Chesney, e 3 Meret, traversa a parte. Non mi dite a me. Dov'è questo stradominio vostro? Allora, parliamoci chiaro. Sta partita avete fatto una grande figura in merda. Voi avete fatto una grandissima figura di merda. Sul 3-0 vostro, se voi vi fate recuperare 3 gol da Napoli, vuol dire che non siete buoni. Punto, primo. Non siete buoni.
è meglio che ho sapito. Quindi è una grande figura di merda, una grandissima figura di merda. Voi dovete ringraziare ovviamente al nostro Coulibaly, che purtroppo il nostro Coulibaly è stato sfortunato in quella situazione e vi ha fatto il regalo. Se no voi avevate fatto una grande figura di merda, ma mi dite a me voi che ci avete da godere, avete vinto, ok, sto fatto qua da godere, è normale, ma non mi venite mai a dire che sta partita avete dominato per 90 minuti e meritavate voi. Vi ho fatto vedere statistiche alla mano, non le ho scritte io, stanno sul web, l'avete viste, lette, non è che mi metto a colorare io, a scrivere io, andate pure a vedere voi, se ovviamente nemmeno sono credibile. Quindi me che pulite parlare, utente accanto fake, gente su YouTube, ma di cosa volete parlare? Stradominato! Ditemi, ma dove sta questo stradominio vostro? Me lo spiegate dove sta questo stradominio? Io non direi. Io, per me, il risultato giusto per una grande partita ieri, perché ieri è stata una partita emozionante tra Juve e Napoli, il risultato giusto era 3-3. È inutile che mi venite a dire, a fare i filosofi bip e dire ma come li abbiamo presi noi. E allora io vi dico come li abbiamo presi noi i gol. Il primo gol è venuto da una ripartenza. Beh, le ripartenze, se sei bravo a gestirle, beh, non rischi. Se no lo prendi nell'ano, punto primo. Due gol, distanza di 3 minuti, lo stesso come voi li avete presi alla fine, sono capitati difesa schiarata, troppi spazi, quindi errori difensivi. Ma la stessa cosa pure a voi, là, poi di gol. Quindi perché evidenziate le pecche difensive vostre e non le nostre? Voglio capire. Volete tanto dire che avete stradominato? Non vi potete permetterlo di dire. Non vi potete proprio permettere di dire che avete stradominato. Vi ho fatto vedere carta alla mano. Carta alla mano vi ho fatto leggere. Stesso a voi, come... Mi spiegate dove lo vedete questo stradominio? Il possesso palla abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto tutti in porta uno, quant'è? E parata la stessa cosa. Cioè se ne ha parato di più. Che bulità, che volete? Fatemi capire. Ma posso dire una cosa? Ce lo posso dire, cari amici? Ma bravi e buoni che vi ho messo da parte. Scusatemi. Ha ritirato. A ritirare, siate più sportivi voi vicino a me, io devo essere sportivo, io sono sportivo, io ammetto. Ah, un'altra cosa, l'arbitraggio impeccabile, è stato un bellissimo arbitraggio, però una piccola chicca, ma questo non è perché abbiamo perso, per carità, perché poi lascia stare la punizione, sfortuni, io parlo più, è stato sfortunato con Coulibaly. Però quella punizione su Dybala, vorrei sapere un po' se c'era. Ha toccato la palla. Io non lo vedo proprio che ha toccato. A Dybala. Ha preso la palla. Beh, ci ha fischiato. Parte nazione dal gol. Dal gol. E sfortunatamente Coulibaly la mette dentro. Non sto polemizzando su sta cosa. Però stazione per me quella non era punizione. E c'è messa la sfortuna, perché io me la prendo con la sfortuna, non con la punizione, perché l'arbitraggio stavolta di Orsato è stato parziale, bello, sistema. Non mi posso lamentare assolutamente, sarei un ipocrita a dire questo. Quindi mi pulite parlare, scusate, faccio sempre con loro, faccio sempre con loro, perché io a voi vi ho abbracciato e vi ho messo da parte. E che pulite parlare?
Ui, che pulito parlò, che vi ho fatto vedere, vi ho fatto vedere, mi ho pulito parlò, notato Max, ma di cosa volete parlare? Io vi smerdo sempre, voi, perché sto DNA rubentino malato che tenete, vi fa ragionare diversamente, vi fa ragionare, diversamente, dovete essere obiettivi, dovete essere, e poi dicite l'obiettività a me. Ma per piacere a te fanno pochi atto grande, ma non dici a cacò. Ma per piacere. Ieri non si vedeva una partita così, diciamo, un'altra volta tanti gol abbiamo subito, un'altra volta, 7 gol fatti, 7 gol subiti, gravissima la cosa. Come dicevo con Ancelotti, non c'è il trequartista. Te lo devi inventare con Fabian Ruiz e Zielinski. Sinceramente, non lo puoi fare. Fa un 4-4-2 e basta. Non lo puoi fare il 4-3-2-1. Non lo può fare. Quindi gioca col 4-2-2. E la partita di ieri, nel secondo tempo, si è cambiato con l'uscita di Allan, soprattutto Insigne, che lo va a sostituire, quello che io avevo detto, il nostro andale, il nostro Lozano, non hanno lavato una palla, non ha perso una palla, e ha pure segnato nell'esordio, non ha perso una palla, dategli un altro po' di tempo, perché Kill è forte, sono proprio convinto, lo vedo già con quella personalità, che la Kazim, quella... Gulam sta fuori forma, è entrato Fabian Ruiz, si è spinto di più su quella fascia, si è spinto molti, trovate scuse su scuse per non dire che un pareggio era meritato, trovate scuse, siate più sinceri, la Juve poi è calata, non fa parte del gioco, la Juve è calata e il Napoli è cominciato. Il Napoli non ha giocato proprio perché l'ha buttata. Molti si appellano, ma Ancelotti ha detto che noi non abbiamo meritato. La prima cosa non è che ha detto proprio così, però la sconfitta ce la siamo cercati perché abbiamo... Ancelotti si ha detto così è perché l'abbiamo buttato con voi nel cesso 60 minuti. Parliamoci io. Ma solo per questo, ma poi state a sentire a me, a posto di aprire bocca per dire stronzate, siate più sinceri, onesti e obiettivi. La partita, ve l'ho detto, si è cambiato con Lozano e Fabian Ruiz all'inizio del secondo tempo. Insigne e inguardabile, per esempio, il primo tempo, tutti centrocampo. Fabian Ruiz, primo tempo inguardabile, come è uscito però Insigne, è entrato Lozano, Mertens ha incominciato a giocare, perché io Mertens nel primo tempo l'ho visto un paio di volte su un Caivano da quella parte pure, quindi è inizio campionato, la seconda di campionato l'abbiamo presa troppo presto sta partita, vabbè, ma alla fine il campionato, mo è iniziato la seconda, certo ti dispiace perché al 92esimo un autogol con una partita ribaltata dal 3-0, 3-3, voi, tutto scemo che sì, no a voi, perché a voi voglio bene, voi, dovete solo dire... Alziamo le mani, effettivamente è vero, ma ci ho fatto vedere la carta, vi ho fatto vedere i dati alla mano, dimostratemi sta vostra superiorità, punto. Ah, e un'altra cosa, sul 3-0 vostro, mi sembra che ho sentito, sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone. Oi vita mia, sentite questo, poi il 3-3 siete stati muti, avete fatto cess,
Siete stati muti? Ah, povera bui, questo siete. Siete proprio fecce umane, quelle là che hanno cantato sta cosa, fecce umane. Non tanto la nostra canzone Soldato Innamorato, vabbè, ma Napoli usa il sapone. Siete voi che vado a lavare, che puzzate la capopera. Questo è il problema. Ciao, aiuto! Un bacione a Forza Napoli, sempre, perché tutto resta munnezza e sicchilo. Ecco Bippo Voti che fa, ciao a tutti, Forza Napoli! Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso, mi innamorai di te.